Un saluto amici di Mapo Recording Game, questo sarà un nuovo video su WRC8. Ne approfitto subito per ringraziarvi per il primo episodio che ho fatto uscire lunedì scorso. Vi avevo chiesto una cortesia, un favore, una riconoscenza che non mi piace fare, ovvero mettere 35 like per dimostrare l'interesse verso questa serie, per dare una spinta anche in più a YouTube per un video su un titolo vecchio. WRC8 non è di certo l'ultimo, anzi tra un po' dovrebbe uscire anche il 10 addirittura, quindi i like possono aiutare. Ve ne avevo chiesti 35, ne avete messi 39 ad oggi, ma sono sicuro che andranno avanti, quindi grazie di cuore per questa riconoscenza. E la cosa ha funzionato, perché le visualizzazioni sono state nella media, ma anche decisamente buone. Ma anche come watch time è stato buono, perché un video da 10 minuti neanche ha fatto già 13 ore di visualizzazione, quindi vuol dire che è stato visto quasi dall'inizio alla fine per tutti. Questo è molto positivo, ragazzi. Grazie di cuore. Quindi si continua, siamo con una nuova tappa, questa volta vado in Turchia, non siamo più sull'asfalto sicuro, tra virgolette, di Monte Carlo, ma siamo su una ghiaia misto roccia, non lo so, sarà interessante. Ho impostato il meteo dinamico, però sinceramente in una tappa da 6 km circa non so quanto faccio in tempo a cambiare. Si parte col sole, dovrebbe arrivare in pioggia, poi non so se tempesta addirittura, vedremo come va. E ho deciso di correre non con la WRC, che l'altra volta avevo usato la Fiesta, la Ford Fiesta WRC, stavolta siamo in WRC2, quindi una categoria leggermente inferiore, ma comunque ha tanto da dire, e questa volta guiderò la Volkswagen Polo. Quindi bando alle ciance, come al solito, si parte. E infatti eccoci qua, questa tappa si chiama Daka, non so se si pronunci così, ma lo prendiamo per buono. 6,68 km, dislivello 295 metri, vedete che è abbastanza tortuosa. Soprattutto vedo nell'ultimo pezzo dei tornanti un po' minacciosi, si parte col sole e poi si arriva con la pioggia. Gomme da terra, quindi condizioni diciamo un po' pericolanti, ma è anche questo il bello. Facciamo questo tentativo e vediamo come va. Ovviamente il commento sarà così improvvisato, gli errori possono capitare, non sono allenato. Non lo so ragazzi, godetevi questa tappa. Vedo già un bel lago sulla destra, aiuto. Non devo entrarci dentro. Il grip non è affatto bello. Molto stretta, cosa vuol dire? Ah, ecco cosa vuol dire. Mamma mia, l'ho azzeccata, che culo. No! C'era la mano. C'ho già caldo. Porca. Come? Non dirmi così, non tagliare. Questa? Aiuto. No. No. Ah. 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 Era meglio Monte Carlo. Pendolo. Troppo poco pendolato. Un po' meglio qua, bella. No, il chiude lo odio. Chiude, non chiudere. Che cazzo ti chiudi? Oh, perché mettono i sassi lì così? Odio le curve corte, ho già detto. Sì, vabbè. Ma neanche col monopattino ci passo. Tutto in prima, seconda, terza. Mamma mia. Attenzione, sinistra 2 su cima, apre contropendenza. E in sinistra 4 chiude corta, in destra 4 media 30. Rosso in sinistra 5. E in destra 4 chiude. Che volo verso la morte. È stato azzeccato. Ma pericolo. Cazzo di pericoli. Siamo sicuri che sia la pista questa? Mamma mia, sassi. Perché lui? L'archetto! Ho rischiato di prenderlo.
C'è anche il drone, vedo. Ma che cazzo taglia? Ha salvato la vita quel masso. Ho sentito un chiude, sì, ha fatto bene a frenare. No, chiudere così. Burrone. Ero già morto lì. Ah, quello VRC mi ammazzavo qua. Dai, tienila, tienila. Cosa ho grattato il muso? Ma dove siamo? Ma qua ci vuole il cingolato, ragazzi. Ma come fa andare sui sassi? Ma non ce l'ho le gomme da sasso, gomme da pietra. Due ruote. Sarà bello per il replay qua almeno. Credo. Mamma mia, cos'è tecnica sta parte. Stra 5 chiude. No, no. Pendola, pendola. Pendolo. Ottimo. Bella questa. Così, così mi gusta. Ma perché non ho frenato? Me l'aveva detto. Caput. Incredibile l'ho tenuta. Mamma mia. Voglio morire. Cioè, in realtà ho rischiato di morire. E di nuovo, primo posto. Mamma mia, senza penalità. Mi sono schiantato 2 o 3 volte. Una volta ho grattato in punta proprio il paraurti, incredibile. Mamma mia, che tappa. Mamma mia. Questo è mortale. Spettacolo, spettacolo. Ragazzi, io non lo so, veramente VRC. Cioè, non VRC, giochi di rally. Sono partito che stavo bene, madonna, sto sudando praticamente, incredibile, mamma mia che emozione. E poi magari a ripetere le prove, ogni tentativo che si fa in più si migliora, anche se poi il rally è bello in modalità buona la prima, perché è quello il vero senso del rally, non devi imparare il circuito. Poi ovvio che magari i piloti più o meno per esperienza lo sappiano, lo conoscano, ma devi ascoltare quello che ti dice. In più registrare video e commentare è un disastro assurdo. Continuiamo a sostenere questa serie, ragazzi, abbiamo fatto 39 like ad oggi sul primo episodio a Monte Carlo per questo video, avevo chiesto 35 like l'altra volta, facciamo 40 e vediamo se la cosa vi piace, vi continua a piacere, se attira nuovo pubblico, perché sta funzionando ed è molto bello anche per me. Poi è anche un piacere registrare questo tipo di video perché è veramente divertente giocarci e sto male. Non so, sono un masochistico, è veramente tosta, ragazzi. Provate un gioco di rally. 40 like per il terzo episodio, c'è da pagare il gettone, ma alla fine ho capito che la cosa vi piace, non vi pesa, e continuerò a ringraziarvi sempre, perché questo funziona. Grazie di cuore e spero che ci vedremo al prossimo episodio. Saluti da Mapo, a presto, ciao. Cosa si scanna con rally? Yeah. I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser. A headline or a rumor, on the bench or a shooter. Superstar or recruiter, defense or prosecutor. Just living a consumer or will you be a producer? If you think you have a dream, go capture it, go activate. Get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough, you're talented. You have to fucking grab it.